Da 18 mesi il mondo guarda con terrore e dolore alle vicende del conflitto in Ucraina. Una guerra arrivata al culmine di un'escalation che tra morti e devastazione e la continua minaccia di un'apocalisse nucleare non smette di sconvolgere anche chi da lontano è testimone di una catastrofe umanitaria. Numerose le iniziative che si sono succedute fin oggi per sensibilizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle terribili sofferenze delle vittime di guerra e di un popolo che chiede a gran voce una speranza di salvezza. Acireale fa la sua parte. Il coordinamento locale per la pace insieme alla Caritas e con il patrocinio del comune di Acireale darà vita nella serata di domani ad un incontro per discutere della necessità di un'immediata risoluzione del conflitto tramite la via della diplomazia e dei negoziati. L'evento, che si terrà alle ore 19 presso la corte del Palazzo del Turismo in via Ruggero VII, sarà l'occasione per presentare il libro dell'ex magistrato, senatore della Repubblica, scrittore ed editorialista del Fatto Quotidiano Domenico Gallo, Guerra Ucraina, edito da Delta Editore. Membro del comitato esecutivo del coordinamento per la democrazia costituzionale e da sempre in prima linea nei movimenti per la pace, Gallo offre il proprio punto di vista riguardo i problemi inerenti alla pace e la crisi politica e militare più devastante degli ultimi anni. A presentare il libro sarà Domenico Gallo, un ex magistrato di Cassazione, giornalista, editorialista del Fatto Quotidiano. Da sempre lui è attivo nei movimenti della pace e nell'associazionismo e si sta spendendo molto da quando, anche qualche settimana prima dell'inizio del conflitto dell'invasione russa in Ucraina, per argomentare quelle che sono le motivazioni di questo conflitto. Solo individuando le radici storiche e politiche del conflitto si può individuare quella che può essere la via di uscita, la via verso il negoziato e la pace.